Allora, procediamo quindi con la firma Bertola Pendino alla interpellanza meccanografica pagina 13, meccanografico 7736/002/2012, avente ad oggetto sovraffollamento dei mezzi pubblici in via Cernai e via Pietro Micca. Prego, Assessore Rubati. Ringrazio il Presidente, buongiorno a tutti, ringrazio anche il collega Braccialarghe. L'inaugurazione della stazione di Porta Susa, che inizierà alle 11, mi obbliga poi a abbandonare l'aula al termine di questa interpellanza. Il sovraffollamento dei mezzi pubblici in via Cernai e in via Pietro Micca è il tema che viene posto in questa interpellanza, un tema che noi abbiamo affrontato in una riunione specifica che ha seguito la presentazione dell'interpellanza, che ho voluto riunire sia GTT che invece il settore della divisione viabilità, proprio per capire insieme se le problematiche segnalate potessero trovare delle soluzioni concrete e immediate. Per quanto riguarda la questione del sovraffollamento, ovviamente abbiamo segnalato, girando anche copia dell'interpellanza a GTT, GTT ci ha fornito dati direi molto interessanti, anche per conoscere come avviene il sistema della distribuzione delle linee e il relativo numero di corse, come cambia durante la giornata per seguire quelle che sono le necessità e le esigenze dell'utenza. Non vado a citare tutti i numeri, ma se il Presidente è d'accordo lascerò poi copia della risposta a firma dell'amministratore delegato di GTT. In particolare però nella risposta il consigliere troverà per ogni singola linea il numero di passaggi che avviene con le relative frequenze e come dicevo in precedenza, come vengono modificate questo numero di frequenze. Comunque la problematica segnalata è una problematica che io ho sottoposto all'attenzione di GTT e mi è stato garantito che per ovviare a questo inconveniente ci sarà maggiore ancora attenzione all'interno della centrale operativa, dove alcuni agenti si occupano del monitoraggio dei carichi delle linee su tutta la città e in particolare poi hanno la possibilità di inserire e di innestare delle nuove vetture che sono di riserva nel momento in cui ci si renda conto che per particolari fenomeni non prevedibili queste linee abbiano bisogno di maggiore potenzialità. Comunque gli agenti della centrale operativa, come dicevo, sono stati attenzionati rispetto proprio al tema della piazza segnalata nella interpellanza. Verificheremo in questi giorni se la maggiore attenzione e il maggior numero di vetture che comunque verranno inserite grazie alla segnalazione dell'interpellanza saranno sufficienti a eliminare la problematica segnalata. Per quanto riguarda invece la via Cernaia, il settore della viabilità con il quale abbiamo approfondito il tema, mi segnala sostanzialmente due cose. La prima ovviamente è che questa è stato utile comunque mettere insieme nella riflessione anche GTT, perché come sapete quelle corsie sono riservate al trasporto pubblico. La presenza di paletti che viene citata nell'interpellanza, che io ho fatto verificare, non è possibile perché lo stesso è il codice di strada che purtroppo non permette l'installazione di questo tipologia di dissuasori. Si potrebbe fare si potrebbero collocare i classici cordoli invece che delimitano le corsie riservate. Abbiamo iniziato però una valutazione di questo genere, cioè un'analisi di tutta la via e di quanti e quali tratti sarebbe comunque necessario interrompere la delimitazione con questi dissuasori. Il numero di svolte, il numero di accessi che dovrebbe essere garantito ci farà decidere, e io lo comunicherò ovviamente in maniera poi informale, se lo ritiene opportuno al consigliere, se procedere con la collocazione di questi dissuasori oppure evitare, perché è evidente che da un lato ci sono quattro svolte, dall'altro c'è la caserma che necessita dell'ingresso, quindi se ci renderemo conto che poi i tratti non delimitati per necessità logistiche sono più alti rispetto a quanto invece noi vogliamo raggiungere con l'obiettivo di dissuasore, a quel punto lasceremo perdere per ovvi motivi. Comunque anche su questo metto a disposizione del Presidente una nota del settore viabilità che racconta sostanzialmente le cose che ho detto. Grazie Assessore, interviene per questa interpellanza il consigliere Bertola. Per il consigliere. Grazie signor Presidente e grazie all'Assessore per la risposta, devo dire, dettagliata. E,
Abbiamo fatto questa segnalazione perché, devo dire, sono molti ormai i tratti dove ci sono dei sovraffollamenti, ma questo forse è quello più sotto pressione per un problema strutturale di disegno della rete dei trasporti pubblici, perché quando si è scelto di fare la metropolitana, che una volta arrivata appunto in Piazza Statuto, Piazza di Giulio Cembra, non va direttamente fino a Piazza Castello, ma fa il giro da sud, chiaramente si è creato un fenomeno per cui con l'aumento poi del trasporto sui mezzi pubblici c'è una grandissima quantità di persone che prendono dalla zona ovest di Torino, dalla cintura ovest, da tutta la parte ovest della provincia, la metropolitana, magari Fermi o comunque in giù, arrivano il 18 dicembre, scendono e da lì devono prendere un mezzo che li porti nelle zone centrali, agli uffici e così via, quindi arrivare in Piazza Castello. E quindi queste due o tre linee, essenzialmente il 13 e il 56, in parte anche il 72, che portano da Piazza 18 dicembre a Piazza Castello, sono assolutamente prese d'assalto nelle ore di punta, ovviamente in direzione centro al mattino e nell'altra direzione opposta alla sera, però diciamo, questo poi è un pezzo che prendo anch'io abbastanza spesso, ma abbiamo anche ricevuto poi segnalazioni, e praticamente tutte le volte che si sale su uno di questi mezzi nelle ore di punta è sempre talmente pieno che l'autista fa anche fatica a chiudere le porte, spesso rimane fermo due minuti alla fermata perché non riesce a ripartire, cose del genere. Ovviamente dipende poi dallo specifico dei passaggi, però molto spesso veramente ci sono delle situazioni di sovraffollamento al limite, anche perché ovviamente la differenza di capacità tra la metropolitana che rovescia persone in Piazza 18 dicembre e i mezzi che le devono portare in Piazza Castello ovviamente per forza di cose è elevata, per cui la soluzione ovviamente in realtà, cioè, tecnicamente ci sono due soluzioni, cioè una è intensificare i passaggi, cioè aggiungere dei veicoli, e quindi magari si potrebbe anche studiare con i mezzi flessibili o anche proprio con una vetta che nelle ore di punta che faccia semplicemente Piazza Castello, Piazza 18 dicembre, o magari arrivi fino a Piazza Carolina, insomma comunque che da Piazza 18 dicembre va avanti e indietro per servire il centro. L'altra però è velocizzare il tempo che impiegano i mezzi, perché la portata delle linee aumenta se diminuisce il tempo che i mezzi impiegano per andare da Piazza Castello a Piazza 18 dicembre e viceversa. E questo appunto è il motivo per cui sarebbe interessante procedere a proteggere un po' meglio questa corsia preferenziale di via Cernaia e in parte anche forse via Pietro Micca, perché appunto da una parte negli anni sono state ridotte le fermate, quindi paradossalmente se lei prende i mezzi pubblici in Piazza 18 dicembre le fermate sono estremamente distanti l'una dall'altra, perché appunto una fermata in meno vuol dire meno tempo e quindi vuol dire aumentare la capacità, e quindi praticamente c'è solo una fermata all'angolo di Corso Siccardi e una all'angolo di via Bertola. Però abbiamo ridotto le fermate per velocizzare, però poi spesso specialmente il tram ovviamente, che non può spostarsi, rimane fermo magari uno o due minuti dietro a un'auto che vuole girare a sinistra dove è vietato, e qui è vero che sicuramente va verificato quali sono le svolte eccetera, però le due classiche che bloccano, anzi le tre classiche che bloccano i mezzi pubblici sono in Corso Vinzaglio, e capisco che lì comunque ci sia bisogno di girare, non sarà facile proteggerlo, però almeno all'incrocio di via Vittorio Medeo e di Corso Palestro credo che quelle due potrebbero essere protette, con veramente anche solo con 20 metri di cordolo, senza grandissime spese. E quindi insomma, per questo motivo adesso leggerò le note e magari ci risentiremo sulle misure da prendere concretamente. Spiace un po' che non si sia provveduto magari a proteggere questa corsia quando è stata rifatta negli anni scorsi, però insomma vediamo cosa riusciamo a fare per migliorare la situazione. Grazie.